In quel tempo Gesù disse questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli uomini, come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Gloria a te, O Cristo. Questa parabola il Signore la pronunziò a proposito di quelli i quali presumevano di essere giusti, di avere la verità e di essere a posto. E siccome la verità non è nessun uomo, perché ogni uomo è mendace, e poiché la giustizia non è dell'uomo, perché la giustizia e la santità sono dono di Dio, e noi siamo santi dalla santità di Dio, e la santità non è opera nostra, non ce la possiamo procurare noi con tutte le opere buone che facciamo. E allora Gesù dà questa parabola contro la presunzione di quelli che si credono giusti e per di più disprezzano gli altri perché sono ingiusti, cattivi. Bisogna iniziare da questa premessa che tutti siamo peccatori. È una parola che ci dice il Signore nelle Scritture. Tutti siamo peccatori. La differenza sta in questo, tra peccatori e giusti, che i peccatori non riconoscono di essere peccatori e sono considerati da Dio peccatori perché non riconoscono di essere peccatori, credono di essere giusti, sono peccatori. I giusti invece si credono peccatori e lo sono, però Dio a quelli che riconoscono di non essere giusti dà la sua giustizia e la sua santità. Per cui gli uomini siamo tutti peccatori. Ci sono quelli che riconoscono di essere peccatori e quelli che non riconoscono di essere peccatori. Ma peccatori ci siamo tutti. Questa è la premessa. Come la cattiveria di cui parla il Vangelo. Gesù diceva: «Se voi tutti che siete cattivi, quando i figli vi domandano il pane, non date una pietra o una serpe, quanto più il vostro Padre che è nei cieli, che è buono». E quando uno si avvicina a Gesù e gli dice: «Maestro buono», lui mette le mani avanti: «Buono c'è soltanto Dio». E allora tutti siamo cattivi. Dobbiamo essere coscienti di essere cattivi, di essere peccatori e tutti bisognosi di Dio,
perché ci giustifichi, perché con la sua grazia ci purifichi, perché doni a noi la sua santità e la sua bontà. Soltanto chi chiede al Signore di essere buono, della sua bontà, di essere santo, della sua santità, costui riceve il dono della bontà, della santità, della giustizia. Perché, ripeto, giustizia e santità nessuno di noi se la può dare con tutte le opere che può fare, con tutte le osservanze che può praticare, è dono di Dio, perché è partecipazione della bontà divina, della santità divina. Se noi siamo santi della santità di Cristo. Lui è santo, noi in Lui diventiamo santi, perché partecipiamo di Lui. Fatta questa premessa, e allora ecco la parabola. Il fariseo e il pubblicano. Il fariseo è colui che riconosce che è giusto, non riconosce il suo peccato, e siccome ce l'ha dentro, lo proietta negli altri. Perché quello che noi facciamo è questo. L'uomo buono proietta la sua bontà negli altri e crede che tutti gli altri sono buoni. Il cattivo proietta la sua cattiveria negli altri. Si crede buono, ma vede negli altri tutti i propri peccati, tutte le proprie tendenze. E accusa gli altri di che cosa? Dei propri peccati, delle proprie tendenze, di tutte le proprie miserie che vuole condannare, ma per la superbia non condanni in se stesso, ma condanna negli altri. È una proiezione del peccatore, il quale vede il suo peccato come diviso in tanti colori in tutti gli altri. Così era il fariseo. Fariseo si credeva giusto, per cui poteva andare dritto davanti all'altare e pregava, non in ginocchio, ma dritto davanti a Dio, allargando il suo mantello, il suo talit, facendo dondolare davanti agli occhi i comandamenti di Dio che portava qui sulla fronte, e ringraziavo Dio. Signore, ti ringrazio perché sono buono. Tu buono in cielo, io buono sulla terra. Buono non c'è nessuno. E con gli occhi guardava tutti. Non sono come gli altri, tutti gli altri. Dio c'è da liberi, non c'è da prendere nessuno. Ladri, assassini, adulteri, non c'è da prendere nessuno, tutti cattivi. Soltanto io sono buono e ti ringrazio. E te lo provo che sono buono. E l'elemosina la faccio, e il digiuno te lo faccio 2 volte alla settimana. E le decime le sborso tutto davanti al Tempio. Tutto quello che è prescritto io lo faccio. Per questo io sono buono e per questo ti ringrazio. Grazie, Signore Dio del cielo. Buono tu in cielo, buono io sulla terra, ma tutti pari pari sono cattivi. E così fece una grande riverenza e se ne tornava a casa, soddisfatto che aveva celebrato la sua santità davanti a Dio. E lì, in fondo, c'era il pubblicano. Era colui che veniva additato peccatore dalla gente perché non osservava la legge, le prescrizioni della legge, le decime, i digiuni. Il quale era cosciente di essere in difetto, in debito verso Dio, e neanche voleva avvicinarsi all'altare, ma stando in fondo al Tempio, con la testa china,
si batteva il petto nella luce di Dio, vedeva il suo peccato e gridava: Signore, io non son degno di alzare lo sguardo a te, abbi pietà di me che sono un peccatore, non posso mescolarmi con gli altri che sono buoni, perché io sono indegno di stare con gli altri, abbi pietà di me. Egli faceva la sua preghiera riconoscendo il suo peccato, perché era nella luce di Dio. Chi è nella luce di Dio riconosce e vede il suo peccato, come i santi, perché i santi erano così umili, perché San Francesco si chiamava peccatore e voleva che Frate Leone passasse su di lui, lo sputacchiasse e dicesse: così meriti di essere trattato, Francesco, figlio di Pietro, Bernardone. Perché i santi si tenevano sempre in disparte, credendosi più grandi peccatori, perché avevano la luce di Dio. E nella luce di Dio nessuno si salva. Nella luce di Dio anche i minimi difetti diventano peccati, che adombrano la maestà del Signore, di colui che, come scritto nelle scritture, vede macchie negli angeli e davanti a cui il sole è oscuro. E tutte e due ritornarono a casa. Passa il fariseo, la gente lo riverisce. Ah, il fariseo, come osservante della legge, come buono, e lo riveriva come un santo. E il peccatore ritorna pure lui a casa, e la gente lo commisera. Come è entrato in questo tempio, non lo so. Come si è mescolata tra di noi, non lo sappiamo. È un povero peccatore. Andiamo davanti a Dio come stanno le cose, la verità. Il fariseo ritorna a casa carico di peccati. Aveva aggiunto un peccato grosso di presunzione ai suoi peccati innumerevoli che aveva nella coscienza. Il peccatore invece ritorna bianco, puro, perché Dio l'ha assolto. Il giudizio del pubblico è diverso, ma diverso è il giudizio di Dio. Così dice il Signore: chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Bisogna avere l'umiltà di riconoscere il proprio peccato. Chi non riconosce il proprio peccato manca di conoscenza di Dio, quella conoscenza che abbiamo nella prima lettura. Io voglio la conoscenza di Dio, voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più l'olocausto. Due cose esige il Signore da noi: la conoscenza. E se tu conosci Dio per quella luce interiore che Dio ti dà, vedi il tuo peccato e non puoi non vederlo. E poiché sei retto, perché Dio ti giustifica, perché di Dio ti dà l'amore, tu ti butti a terra e confessi il tuo peccato e abbracci i tuoi fratelli, perché hai l'amore. Chi non riconosce il proprio peccato, chi accusa gli altri di peccato, manca di conoscenza e manca di amore, manca dell'essenziale. Questo è il succo del Vangelo, questo è il succo proprio della liturgia di oggi. Non ci resta allora che chiedere la conoscenza al Signore e l'amore al Signore. Nella conoscenza noi vedremo il nostro peccato, nell'amore noi non condanniamo nessuno, ma accusiamo noi stessi e chiediamo al Signore di perdonarci. Fratelli e sorelle, non io lo dico, ma il Vangelo che parla.
questa parola di Dio penetri dentro di noi. E questa mattina confessiamo che giusto non c'è nessuno e ognuno pensa a se stesso. Beato chi riconosce il proprio peccato, la propria colpa, perché gli sarà perdonata. Se tu non riconosci il tuo peccato, il tuo torto, questo torto non ti sarà perdonato. Devi riconoscere che sei peccatore e devi confessare che sei peccatore. Devi chiedere perdono a Dio, perdono a tutti gli altri, perché offendendo Dio hai offeso tutti gli altri e offendendo gli altri hai offeso Dio. Chi è l'uomo retto? Colui che è sempre in perpetuo perdono verso gli altri, colui che continuamente chiede perdono a Dio, questo è l'uomo giusto. E per chiedere perdono ed essere sempre in continuo perdono, bisogna avere la luce di Dio e l'amore di Dio, la verità di Dio. Spesso succede che noi ci facciamo una verità per conto nostro. Crediamo di avere ragione. Ce la prendiamo con Dio, ce la prendiamo con gli altri, crediamo di essere nella verità. Nessuno può fabbricarsi una verità per conto proprio. La verità è una, quella di Dio, e la sa soltanto Dio. E quando Dio ce la comunica, allora noi diciamo che siamo peccatori. Non ci resta che umiliarci, non ci resta che chiedere perdono a noi stessi perché ci siamo offesi, agli altri e a Dio. Non sono fandoni e quelli che dico è la verità. Scusa, tutti crediamo di essere nel giusto e crediamo in debito gli altri verso di noi. Crediamo tante volte Dio in debito verso di noi. Ce la prendiamo con Lui, ce la prendiamo con gli altri, perché siamo nell'errore. Se fossimo nella verità, ci batteremmo il petto e diremmo: Signore, abbi pietà di me, che sono un peccatore e una peccatrice. Non fabbrichiamoci verità. La verità è una, quella di Dio. Tutte le verità nostre, a nostro riguardo, sono tutte falsità, sono tutti errori. E finché noi non siamo convinti che le nostre verità non sono la verità di Dio, noi non resisteremo mai dal nostro peccato. Siamo fissi nel nostro peccato. Se vuoi sradicarti dal tuo peccato, riconosci che tu non sei nella verità, che tu non hai la verità, che la verità non è da parte tua. La verità e la giustizia non è da parte tua. L'unica cosa che puoi fare è dire: Signore, io non conosco la verità, so soltanto questo, che sono un peccatore. La verità è della tua parte. Io voglio la conoscenza di te e l'amore di te, tutto il resto non mi importa. E nei riguardi degli altri dobbiamo sentirci tutti peccatori, tutti in debito, gli uni verso gli altri, altro che arroccarci nelle nostre giustizie, nelle nostre ragioni e dare il torto agli altri. Basta questo semplice atteggiamento per dirci davanti a Dio degli stolti, perché davanti a Dio è stolto colui che si arrocca in se stesso e crede di avere ragione, quando tutti abbiamo torto, tutti. Fratelli e sorelle, vogliamo essere graditi a Dio? Vogliamo essere purificati da Dio? L'unica via è riconoscere il nostro peccato, confessare il nostro peccato e fare a gara, a chi arriva il primo, a riconoscere i propri peccati e a dire al fratello: ho peccato contro Dio e contro di te. Io sono nell'errore, io ho sbagliato, il peccato è dentro di me, non è dentro di te. E allora siamo sulla via della giustificazione. Ma se non imbocchiamo questa via, giustificazione non ce ne sarà,
e attenderemo il giudizio di Dio, il quale ci inchioderà al nostro peccato e avremo la condanna. Fratelli e sorelle, vogliamo salvarci? Chiediamo a Dio il dolore dei nostri peccati, la luce per conoscere il nostro peccato. Chiediamo perdono a Dio, perdono a tutti, perché abbiamo peccato contro di tutti e tutti gli altri hanno ragione e noi torto, finché noi non siamo nella condizione di dire: io ho torto, tutti gli altri hanno ragione. Noi non usciremo dalle nostre situazioni e resteremo nel nostro peccato. La via di uscita è questa: Signore, io sono un peccatore, tu hai ragione, gli altri hanno ragione, soltanto io ho torto, perdonami Signore. Amen. Allora, ci sono altre due macchine da spostare che sono propriamente al centro del corridoio qua davanti alla porta. Una Fiesta Ford Palermo a Signore, hai detto che se la nostra coscienza ci accusa di peccato, poiché tutti siamo peccatori, abbiamo Gesù Cristo giusto che implora perdono per i nostri peccati. Tu hai detto: non c'è nessun giusto sulla terra, neppure uno. Tutti allora siamo peccatori, oh Signore. Tutti siamo malati nello spirito. Tutti abbiamo bisogno del tuo perdono. Tutti siamo malati, Signore. Malati nello spirito, malati nell'anima, malati nel corpo. Chiediamo la guarigione della mente, del cuore, dei sensi, dell'anima e del corpo. Ci presentiamo a te, oh Signore, per una profonda purificazione, per un profondo rinnovamento nello spirito. Ci presentiamo a te, oh Signore, tu che guarisci tutte le malattie contratte in Egitto. Perdonaci tutti i nostri peccati, guariscici delle nostre infermità. Tu ci hai lavato, Signore, con l'acqua pura. Continua a lavarci, Signore, con il tuo perdono. Irroreci tutti, oh Signore. Guarisci da tutte le nostre malattie spirituali, psicologiche e fisiche. Ci presentiamo a te come un popolo di peccatori. Ci immergiamo con Gesù tuo figlio, Padre, nelle acque del Giordano, perché siamo purificati con la tua purificazione. Ci immergiamo con Maria nostra madre qui davanti al Tempio, nella infinita misericordia di Dio, in questa fontana che si è messa a Gerusalemme, e chiediamo la purificazione di tutti i nostri peccati, di tutte le nostre malattie, di tutte le nostre infermità. E ti presentiamo, Signore, tutte le infermità dei fratelli, non per condannarle, ma perché la tua misericordia scenda su di loro. Noi siamo uniti a tutti i nostri fratelli bisognosi, ai peccatori e alle peccatrici. Siamo uniti a tutti gli infermi, a tutti gli ammalati, e tutti insieme ci presentiamo a te, perché la tua grazia meravigliosa scenda su di noi. Peccato dentro me.
kini ashara na kayana maya narayoniyane arini miya na yelwana yarana sha miya arini miya na yoniyane yunayuru yari miya rayen cancella al Signore il mio peccato, mia lirima moglie, sciare mia nalia no, sciare mia nalia, sarò più bianco della neve, mia mirinia naiurie, ma tu, giorno mia ne, mia rara nianna sciara, purifica il Signore le mie vesti con la lascivia del lavandaio, brucia Signore il mio cuore col fuoco del fonditore, muriti mia nusci montini a loro, sciumirini a noi a menti a lignana, maranini alla ieta chiara. Io vi aspergo dell'acqua dove è sceso il segno della croce e vi guarisco da tutte le malattie contratte in Egitto, perché io sono il Signore che guarisce ogni malattia.